Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. In tutta Italia l'estate 2024 si caratterizza anche per le rassegne dedicate alla pastasciutta antifascista. In molti casi compare anche il logo dell'immarcescibile Partito Democratico di Elly Schlein, precipitato ultimo della metamorfosi kafkiana della sinistra. Sinistra divenuta ormai semplice guardia fucsia del blocco oligarchico neoliberale. Si tratta, more solito, del trionfo dell'antifascismo in assenza di fascismo, che è poi una risorsa di legittimazione della società del capitale No Border. Non mi stanco da tempo di ripeterlo ad nauseam. L'antifascismo in presenza di fascismo, quello di Antonio Gramsci per intenderci, fu eroico e sacrosanto. L'antifascismo in assenza di fascismo delle odierne sinistre arcobaleno è viceversa patetico. È patetico poiché combatte un nemico per fortuna estinto e santifica un nemico purtroppo vivo e vegeto, la civiltà dei mercati, gabbia oppressiva con le sbarre in tinta arcobaleno. Secondo la patetica fiction dell'antifascismo in assenza di fascismo, il nemico contro cui combattere oggi sarebbe il manganello fascista e non certo la violenza anonima dei mercati, anzi identificata con la democrazia compiuta da proteggere dal ritorno del fascismo. Fascismo che oggi viene a sua volta identificato con tutto ciò che possa variamente mettere in discussione l'ordine tutto fuorché democratico dei mercati e della civiltà neoliberale senza confini. Fa sorridere di un riso amaro pensare che gli stessi che partecipano con giubilo alla pastasciutta antifascista sono poi quelli che hanno appoggiato la signora von der Leyen in Europa e che tuttora sostengono con zelo l'imperialismo etico della civiltà del dollaro, vale a dire i missili democratici di Washington, celebrati come esportazione di diritti e di democrazia. Costoro non sanno, o fingono di non sapere, che oggi la violenza ai danni dei lavoratori e dei ceti medi proviene dai meccanismi anonimi del mercato e dalle scelte di austerità repressiva e depressiva della classe dominante liberal progressista sans frontières, violenza che anzi i guerriglieri dell'arcobaleno celebrano a tambur battente come progresso. Disse una volta Max Horkheimer che non ha diritto di definirsi antifascista chi non sia anticapitalista. Proprio in ciò sta il segreto di Pulcinella della odierna sinistra neoliberale e ultraatlantista, che impiega l'antifascismo in assenza di fascismo come patetico alibi per non essere anticapitalista in presenza di capitalismo, e anzi per sostenere, sempre e comunque, le ragioni del blocco oligarchico neoliberale. Per questo, come abbiamo mostrato nel nostro studio Sinistrash, oggi la sinistra, a ogni latitudine, risulta tragicamente un fenomeno trash, soprattutto se si considera la metamorfosi kafkiana che ha portato la sinistra dalla nobile falce e martello, simbolo del lavoro e della sua redenzione, al risibile arcobaleno dei capricci di consumo individuali per ceti abbienti. Sovvengono davvero le parole dei sonetti di Shakespeare: più delle erbacce puzzano i gigli marciti. Radioattività con Diego Fusaro.